prossima missione qua sopra. Le altre sono ancora grigie, quindi o prima dobbiamo finire questa missione, oppure, come in altri casi, dobbiamo andare a prendere un po' di amuleti in giro. Comunque fossi l'ufficio sanitario, io sto posto lo farei chiudere, ma proprio all'istante, santo cielo. Ecco qua. Provviste di ortaggi. Vuoi iniziare la missione? Sì. Trova il modo per estrarre il peperoncino dal vasetto e usarlo per mettere la cassa sulla catapulta. Ti serve un peso per lanciare la cassa di ortaggi dall'altra parte della cucina. Trova qualcosa per mettere sull'altro lato della catapulta. Aiuta Linguini a cucinare gli ortaggi. Ah, era questa la missione per aiutarlo a cucinare. Ok, allora. Spostiamoci da questo lato intanto. Allora, dobbiamo mettere un peperoncino qua. Questo vuol dire che il peperoncino non è lontano. Il peperoncino è qui. Ci serve quindi un peso. Vai via. Di qua, di qua, di qua. Ok, calma. Facciamolo finire. Ecco, ho fatto il frame rate. Calmati. Andiamo di qua. Allora, questo è il peso, la pepiera. Dobbiamo camminare il più lontano possibile da queste trappole. Ecco fatto. E ecco il nostro peperoncino. Vai via. Dicevo, prendilo. Ecco il nostro peperoncino. Boom. Kaboom. Sì, vabbè. Necessario? Sì, era necessario, Remy. Io già che ci sono, andrei anche a prendere quelle tre monete che vedo qua per terra. Si sa mai che servano. Ecco, fatto. Dobbiamo mettere un peso qua sopra. Quindi usiamo la cannuccia e andiamo dall'altra parte. Ecco, fatto. Ora, 1, 2, vai. 1, 2, eccoci qui. 1, 2, ecco fatto. Allora, andiamo sul tubo. Anche se la telecamera, Dio mio, questo gioco. E la sua telecamera. 1, 2. Ecco fatto. Sai che pensavo fossero dei prosciutti, invece erano delle padelle. La telecamera. Pensavo che fossero dei prosciutti appesi. Non vedo, non vedo. È un problema se la telecamera diventa il tuo stesso nemico, eh. Ma scusami. Ok, ho voluto provare a fare il furbo e catapultarmi subito lì là sopra col cerchio. Peccato, non ha funzionato. Dio mio, sta telecamera non ha funzionato. 1, 2. Ecco fatto. 1, 2. Ecco qui. 1, 2. Ecco fatto. Qua mi rispondo io alla mia stessa domanda dell'altra volta. Quindi sì, le falene. La telecamera. Lo faccio per il clan. Sì, è così. Le falene sono mie nemiche. Oh, Remy, a linguini servono. Eccolo lì. Oh, beh. Non, fra le falene e la corda non ho avuto più tempo di spostarmi. A linguini serve una scatola, allora, di verdure. Aspettiamo modo di fornire le falene che si levano. Questo tipo sarebbe perso senza di me. E questo è vero. Ecco fatto, semplice. Vai via. Stupidi granchi. Remoremi, dovresti essere in grado di far esplodere lo scaffale per far cadere il barattolo. Piacere mio. Ecco fatto. Boom. Sì. A parte che non l'ha preso mai il legno. Aiuta Linguini a cucinare gli ortaggi. A parte che, allora, sincero, io parlo a livello proprio di film. Io avrei puntato molto di più su questa cosa del cucinare più che sull'andare alla ricerca di cose in giro. Alla fine Ratatouille si basa tutto su quello. Pronto? Pronti? Quando vuoi. Partenza? Via! Allora. E non mi ricordo. Sì, sì. Ok. Sei il miglior piccolo chef che ci sia. Siamo una bella squadra, piccolo. Ok, chef. Non mi ricordavo che dovevo schiacciare L2. Siamo una bella squadra, piccolo. Abbiamo chef. Fatto talmente poche volte che me l'ero persino dimenticati i tasti. E abbiamo solo da poco, nulla ci potrà fermare. Altri 30 secondi. Sì, sì. Sei il miglior piccolo chef che ci
ci sia. Certo. Siamo una bella ecco squadra, fatto. In realtà sto minigioco è anche abbastanza semplice ed è anche divertente a modo suo. Per quello dico, avrebbero dovuto puntarci molto di più. Peccato, abbiamo preso una patata? Sì, era una patata. Io avrei puntato molto di più su questo minigioco qui. È più divertente e contestualizzato di tutti gli altri alla fine. Cioè, alla fine il gioco è quello. Non ha senso fare il minigioco. Sì, sì. La corsa, ok, sì, ancora. Quello lì dei sogni, oh, io ti giuro che non ho capito il suo contesto a livello di trama. Ecco fatto. Siamo una bella squadra, piccolo chef. No, e dai. Stai zitto, linguini, che se non fosse per me tu saresti morto. Saresti per strada. Ecco fatto. Certo, fino a che ti servo, però nessuno ci può fermare, eh? Quando volevi uccidermi ero solo un top per te. Siamo una bella squadra. Ecco fatto. Siamo una bella squadra, piccolo chef. Con te sotto il mio ecco cappello da fuoco, fatto. Nulla ci potrà fermare. Perfetto. Massimo siamo delle stelle, squadra, abbiamo ottenuto un pomodoro. Sì, 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 dai però, avanziamo. Dai, questa parte ti dirò che non è neanche tanto semplice. Cioè, è una cagata di minigiochi. Ehi, però non chef, è tanto semplicina per come stanno andando veloci sotto il mio i cerchi, fuoco, eh. Nulla ci potrà fermare. Poi il fatto che ogni tanto si rimpicciolisce. Sì, sì. È il miglior piccolo chef che ci sia. Rende tutto una bella squadra, piccolo chef. Filo più complesso. Niente di eccessivo, ma siamo una bella squadra, piccolo chef. Si parla comunque per un gioco di un bambino dell'epoca in cui era uscito questo gioco, Di sicuro non era semplicissimo per un bambino andare a centrare perfettamente quei cerchietti lì, soprattutto quando diventavano più piccoli, quando avevi due oggetti da infilargli dentro assieme. Poi tanto alla fine, come ho già detto, adesso noi potremmo anche benissimo non fare più nulla. Potremmo non fare più nulla perché tanto l'indicatore è già al massimo, l'abbiamo già maxato. Lo faccio giusto per esigenze grazie mie mille di giocare. Non quello ce l'avrei tofu mai fatta senza no, di te. No, è tonno. Ok, non avrei mai detto che era tonno. Anzi, ti stavo per dire che sembravano funghi tagliati. Però vabbè, effettivamente forse il fungo gli davano la forma sua. Baby. Provviste di ortaggi. Ci mancano due missioni. Ok, la prossima è di qua. Io credo di aver capito una cosa di questo gioco. O meglio, penso sia così perché in realtà non ne ho la conferma. Ma in teoria i minigiochi si sbloccano all'avanzare della storia, diciamo. Più vai avanti con le missioni di storia, io come arrivo là sopra? Più in teoria lui ti fa avanzare con le missioni bloccate. Però se ti prendi, e via, se ti prendi un po' di amuleti in più, lui ti sblocca subito la missione. Così per farti la speedrun in pratica. Ecco la prossima missione. Un topo in planata, oh no. Correnti d'aria on the road. Plana tra i teloni appesi per raggiungere l'espositore dei formaggi. Fa cadere la spezia nel carrello di fronte dal balcone. Completa la missione senza toccare il terreno. Beh, certo. La fai facile tu. Prendi sto coso. Allora, il metodo più pratico è farsi spingere subito verso l'alto e poi piano piano scendere. Tipo adesso, qua, se saliamo troppo in alto, ecco appunto. Dicevo, se saliamo troppo in alto, lì ci sono le falene. A me sembra però che rispetto all'altra volta lui scende più velocemente. Mi sembra, non vorrei accusare ingiustamente il gioco, ma mi sembra così. Tra l'altro adesso ci buttiamo un po' più in qua, così abbiamo più spazio. Ecco. Dove sono le falene? Eccole qua. Belle loro, fiere.
Guarda che aspettano di mangiare il mio ombrellino. Perfetto. Allora, con calma. Dobbiamo andare da questa parte. Ma in realtà non mi fanno nulla. Scusa, gli sono passato addosso e non mi hanno fatto niente, per fortuna. Ora ti ricordo, da qualche parte c'è un ombrello che puoi usare per planare. Sta zitto, Gusto, sta zitto. Mamma mia. Tu e le tue stronzate da stronzo. Allora, riappari, grazie. Guarda, ci sono di nuovo le aragoste con le chele chiuse. Spero che non ci sia ancora quel bambino stronzo dell'altra volta. Mamma mia, quanto ti odio. Allora, dobbiamo... Oh, basta salire là, perfetto. Cosa che non credo sia fattibile, quindi quello che farò... Oh, beh... Ma cosa mi ha ucciso? Ma mi ha spinto via! Ma mi ha spinto via! In teoria forse sono io che sbaglio, ma a me non sembra proprio. Bastava salire qua. Ecco fatto. Era più semplice di quanto non doveva, per carità. Però io già ero riuscito a passare, quindi... Quella morte lì è stata una bugia. Quella morte lì che ho fatto è stata una bugia. Ci riuscirò. Aragosta di merda. Oh sì. Quella maledetta aragosta. Io stasera me la cucinerò. Passiamo di qua. Ecco fatto. Guardala. Con che precisione me lo stai lanciando quel nastro. Guardala. Dio mio, un cecchino. Guarda, andiamo il più lontano possibile. Ecco, appunto. Andiamo il più lontano possibile. Ecco, fatto. Prendilo. Madonna mia, quel bambino. Quel bambino. Quanto ti odio. Spero che i tuoi genitori ti abbiano abbandonato in questo posto mefistico. Bambino odioso. Allora, dobbiamo arrivare lì allo zafferano. Aspettiamo un secondo. Ecco fatto. E ecco finalmente lo zafferano. Eccoci arrivati. Sì, con che precisione, dai. Oh, sì. Missione completata. Era una cavolata di missioni, ma per tanti piccoli motivi sbagliati è stata odiosa. E siamo tornati nelle fogne.